Guido, qui c'è una sua riflessione sulle nuove misure che sono state decise ieri nel Consiglio dei Ministri. Tra le novità più significative, il cosiddetto arresto in flagranza differito. In quali casi scatta questa formula e se voi medici siete convinti? Ma io, per quanto mi riguarda, come organizzazione sindacale, siamo assolutamente convinti che un inasprimento delle pene possa essere un buon deterrente, che i sistemi di videosorveglianza vanno molto bene, però diciamo che il discorso non termina qui. Quello che veramente conta è una migliore organizzazione delle aziende. Ricordo che il Ministero della Salute da anni ha emanato una raccomandazione dove segnala la possibilità alle aziende di organizzarsi per prevenire gli eventi avversi attraverso un'efficiente comunicazione, informazione, addestramento, degli strumenti tecnici di prevenzione, però ogni azienda fa quello che vuole perché nell'ambito dell'autonomia differenziata ognuno si può organizzare. Quindi quella raccomandazione dovrebbe diventare una direttiva impositiva e questo già è un passo molto importante. L'altra cosa, c'è un documento di valutazione del rischio nelle aziende, che spesso è soltanto una carta così messa nei cassetti e poco applicata, e all'interno di questo documento è previsto delle norme, delle attività di prevenzione sulle aggressioni. Ma l'aspetto più importante è garantire ai cittadini un migliore accesso alle cure attraverso una maggiore offerta sanitaria. Se il cittadino ha lunghi tempi di attesa, ovviamente, e giustamente si arrabbia pure, se nei pronto soccorsi sono tutti intasati perché ci sono pochi posti letto oppure perché ci sono troppi pochi medici, è chiaro che il medico o deve badare al paziente e non ha quel tempo necessario per poter poi confrontarsi e dare le necessarie indicazioni ai parenti. E i parenti chiaramente sono in attesa, quindi vanno in ansia e da qui succede che le aggressioni diventano molto più frequenti. Quindi bene il ministro ad intervenire su atti che sono però a valle del problema. Una volta si è verificato l'incidente, l'evento avverso, l'aggressione, allora si va a punire l'aggressore, però occorre molto fare prevenzione e la prevenzione comporta una maggior presenza di personale medico infermieristico e poi chiaramente comporta anche una maggiore offerta sanitaria, perché è ovvio che il cittadino se aspetta mesi e mesi poi non riesce davvero a comprendere le grandi difficoltà che abbiamo nelle strutture ospedaliere. Torniamo su queste nuove norme che sono state varate ieri dal governo riunito in Consiglio dei Ministri. Il nodo delle risorse, perché tanto alla fine in Italia sempre qua si arriva. Lei giustamente sottolineava l'importanza dell'installazione delle telecamere nelle corsie proprio per permettere l'arresto in flagranza differito. Si è fatto un'idea se questi soldi, se queste risorse ci sono, perché è impensabile che a farsene carico poi siano gli stessi ospedali? Ma sicuramente sono un po' scettico sulle risorse. Noi immaginiamo una finanziaria con poche risorse per il Servizio Sanitario Nazionale e vorrei far considerare due aspetti. Il primo è che il tasso inflattivo di questi anni è talmente elevato che il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale non riesce a stare al passo rispetto al tasso inflattivo. Tutti parlano di rapporto spesa-PIL, ma in realtà il vero rapporto è tra inflazione e aumento del finanziamento. Il secondo aspetto è che questo finanziamento ricomprenderà per l'80% i rinnovi contrattuali, quindi alla vera sanità, alla vera assistenza c'è veramente poco, e questo purtroppo giustifica e conduce verso un aumento dell'out of the pocket che adesso si attesta sui 40 miliardi di euro. Cioè il cittadino paga, ci sono oltre 26 milioni di cittadini e quindi le famiglie di questi cittadini pagano mediamente 1.500 euro all'anno in privato, 2 milioni e 200 mila cittadini che hanno un basso potere d'acquisto, anzi sono indigenti. E allora gli aspetti sono due: da un lato si deve ricorrere ovviamente a prestazioni extra servizio sanitario pubblico, però dall'altro lato c'è tanta gente che non ha le risorse e non può curarsi e quindi aumenta la possibilità di malattie croniche e di patologie, certo, che poi graveranno sul Servizio Sanitario Nazionale successivamente. E non si vuole considerare che la sanità è un investimento, non è un costo, perché se io faccio prevenzione secondaria e terziaria,
cioè una prevenzione sulla diagnosi precoce, su una terapia precoce, se io faccio un follow-up sui pazienti neoplastici in tempi adeguati, io riduco notevolmente i costi sanitari negli anni successivi, Ma in una certamente. popolazione come quella italiana che è anziana, ha più patologie croniche e quindi proprio per questo motivo non è che siamo una popolazione giovane e quindi possiamo stare in salute, in buona salute. E questo bisogna capirlo una volta per tutte. Quante E assunzioni secondo serviranno per tagliare le liste d'attesa? Qui ci poi la saluto. me ce ne vogliono 10.000, però il problema è anche per gli infermieri, perché anche gli infermieri sono gravemente Tra sott'organico. medici e infermieri. Ma tra medici e infermieri almeno 30.000, proprio minimo minimo, però è un dato così approssimativo e in difetto. Guido Quici, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina. La aspettiamo presto e quando vuole qui su TG Com 24.